Ecco, carissimi amici, partiamo per un cammino forse un po' pretenzioso. Io stesso sono in attesa di vedere, virgolette, come va a finire, chiuse le virgolette. Vi proporrei volentieri due percorsi sul Vangelo secondo Marco che si integrano e permettono, direi, un'introduzione generale. Per così dire, sfogliamo due volte da capo il Vangelo di Marco secondo due prospettive diverse. Una prospettiva è quella di Gesù e il Padre, è quella fondamentale, e la seconda prospettiva è quella il discepolo e Gesù. Penso che attraverso queste due linee così importanti, queste due relazioni, si crei un triangolo che è quello assolutamente decisivo per ciascuno di noi e anche per il Signore nei nostri riguardi, cioè il triangolo Dio, Gesù, il discepolo. Questa triangolatura è assolutamente essenziale per ciascuno di questi tre protagonisti, per il Padre che manda Gesù, per Gesù che viene e muore e risorge per noi e per il discepolo che si mette alla sequela di Gesù, alla ricerca insieme con Gesù del Padre. Cominciamo con il primo di questi percorsi, Gesù e il Padre. Una cosa estremamente importante dalla quale partire, un primo punto, è osservare come comincia il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco ha alcune parole che sono un titolo, e il titolo sarebbe Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco, subito dopo viene inserita una citazione biblica, e la citazione biblica è questa. Come è scritto nel libro del profeta Isaia, ecco io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. È una citazione estremamente importante, una citazione che lega insieme diversi passi dell'Antico Testamento, e non è solo importante dire che il Vangelo di Marco comincia con una citazione biblica, ma in questo modo il Vangelo di Marco comincia con la voce di Dio che si rivolge a Gesù. Queste parole che sono di Isaia nella materialità del libro biblico, in realtà è Dio che parla. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Dunque è evidente il punto dal quale parte il Vangelo. Il Vangelo parte da Dio che parla di Gesù. Leggere il Vangelo di Marco vuol dire allora capire che cosa Dio dice di Gesù. Certamente è interessante vedere le reazioni dei discepoli, della folla, degli avversari di Gesù, anche dei demoni che saranno grandissimi protagonisti anche di questo Vangelo, ma il super protagonista che parla di Gesù è Dio. Questo non lo dobbiamo perdere di vista. Una volta che abbiamo scoperto questa angolatura, possiamo rileggere in modo nuovo molti passi e molte situazioni. Si vede anche che il rapporto tra Dio, il Padre, e Gesù è un rapporto affettuoso. Ecco, dinanzi a te, io mando il mio messaggero. L'angelo del Signore, in concreto, in questo caso sarà Giovanni Battista, è di proprietà del Padre. Il mio messaggero, io lo mando davanti a te. Il rapporto tra il Padre e Gesù si sigilla in una specie di mediatore, di figura intermedia che li tiene uniti. E la venuta di questo angelo del Signore davanti a Gesù ha uno scopo molto preciso, per preparare la tua via, per preparare il tuo cammino. Noi sappiamo bene che negli Atti degli Apostoli si dice correttamente che il cristianesimo nei primi tempi fu chiamata la via. Il Vangelo di Marco rappresenta la via di Gesù e la via del discepolo. Questa via, che è di Gesù e del discepolo, è però preparata da Dio, che presenta una serie di doni, di persone, di grazie, per cui il Gesù che cammina e il discepolo che cammina sono in questa possibilità di andare avanti sostenuti da Dio. La seconda domanda che ci proponiamo proprio sfogliando il Vangelo di Marco è: che cosa dice il ministero di Giovanni Battista per quello che riguarda Gesù?
È la domanda di fondo. È molto interessante soffermarsi a vedere storicamente cosa ha rappresentato il Battista nella cultura, nella religiosità ebraica del primo secolo. È un personaggio che per alcuni versi presso gli storici ha lasciato più tracce di Gesù. Ma a quello che interessa a noi è perché è così importante Giovanni Battista, che di lui il Dio stesso dice: mando il mio messaggero davanti a te, che lui ti preparerà la strada. I nodi sono senz'altro due. Giovanni Battista è venuto ad annunciare un battesimo di conversione a remissione dei peccati. E questa frase butta una luce interessantissima su tutto il ministero di Gesù. Il ministero di Gesù, dunque, in quanto è preparato da Giovanni Battista, si rivela chiaramente interessato a un problema che noi a volte trascuriamo. Si interessa del perdono dei peccati. Si interessa di una cosa che ci interessa di più: la conversione, il cambiamento di mentalità. Spesso noi sentiamo il desiderio di conversione perché vorremmo essere più felici, più sereni. Alcuni molto banalmente desiderano semplicemente essere più ricchi, vorrebbero una conversione del loro conto in banca. In realtà, dentro al Vangelo di Marco, si mette subito in luce questa cosa. Giovanni Battista è venuto per la conversione, per un cambiamento di vita, per un cambiamento di mentalità. E questo cambiamento si lega al perdono dei peccati. Cioè, la vita dell'uomo è fragile, la vita dell'uomo è contaminata. Non sono solo nelle settimane del Covid che l'uomo si sperimenta in pericolo. Un uomo superbo, come è stato spesso l'uomo della nostra cultura, ha fatto fatica ad ammettere che siamo deboli, siamo esposti. È sotto gli occhi di tutti che le persone che sono forti hanno fatto persino difficoltà a usare la mascherina, dicendo: sono forte, no? Io vincerò il Covid-19. Abbiamo visto però che non è affatto così. Muoiono gli anzianissimi. Ma il virus riesce ad attaccare anche certe giornate, anche nella nostra regione, e si parla della media di contagiati, 41. Ho trovato addirittura qualche giorno una media che si fissava sui trentenni. Se noi leggiamo il Vangelo di Marco, se noi guardiamo il ministero di Giovanni Battista come preparazione di Gesù, ci accorgiamo allora che Gesù viene mandato dal Padre in vista del superamento della fragilità dell'uomo, quella fragilità terribile che si chiama peccato. Il peccato è quella realtà che ci fa subire il male, e a volte è la realtà con la quale noi facciamo subire il male agli altri. A volte la situazione è così intricata che noi siamo costretti, ci sembra, a far subire il male agli altri. A volte il peccato più grosso nasce proprio da una forza che nessuno di noi o pochi di noi riescono a contenere, per cui ci si scatena malamente sugli altri. Dunque è molto interessante vedere che il ministero di Gesù parte con questo uomo un po' rustico, quasi grezzo, che lungo le sponde del Giordano raccoglie quegli israeliti che sono disposti a dichiararsi peccatori. Quegli israeliti che non dicono semplicemente: ma noi siamo figli di Israele, non abbiamo incertezze, Dio è dalla nostra parte, noi siamo il popolo eletto. E Giovanni Battista sapeva bene che questo non bastava. Cercava gente che volesse convertirsi, che facesse frutti degni di conversione. Gesù poi mostra di apprezzare questa linea, perché il suo ministero lo comincia non in qualunque punto dove ci sono dei peccatori, ma lungo il fiume Giordano, dove Giovanni Battista sta raccogliendo israeliti, peccatori, ma consapevoli di esserlo e desiderosi di andare verso la conversione. Ma nel ministero di Gesù, di Giovanni Battista, scusate, c'è anche un altro punto molto importante: l'annuncio che lui fa.
viene dopo di me, colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. È l'annuncio di uno più forte. Sono due i kerigma di Giovanni Battista. Uno è quello della conversione e remissione dei peccati, l'altro è la venuta del più forte di lui. E qui c'è qualcosa cui merita fare parecchia attenzione. Non parla Giovanni Battista di una forza genericamente più grande, ma con un paragone scioccante dice che lui non è nemmeno degno di sciogliere i legacci dei sandali di questo più forte di lui. Questa affermazione è un po' scioccante perché Giovanni Battista si era vestito, o meglio svestito, come l'Elia che doveva tornare a preparare la venuta definitiva di Dio, come aveva annunciato per esempio il profeta Malachia. Vestito con una cintura di peli di cammello ai fianchi e nient'altro, Giovanni, che pretende di essere l'Elia che introduce la venuta definitiva di Dio, dice che quello che viene dopo di lui è così più grande di lui che lui non può fargli nemmeno da schiavo. I peccatori che si convertono e si battezzano attorno a Giovanni Battista diventano dunque in attesa di un personaggio di grandezza smisurata. È così che il Padre ha preparato la venuta di Gesù. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, Giovanni Battista, che ti preparerà la strada. Sono queste due cose che abbiamo detto la preparazione. Ma aggiunge anche una pennellata ulteriore, importantissima. Dice Giovanni Battista: io vi ho immersi nell'acqua, lui vi immergerà in Spirito Santo. Le tradizioni che hanno raccolto Matteo e Luca parlano di Spirito Santo e fuoco. Marco è stato invece molto più tagliente, ha mantenuto solo lo Spirito Santo. Per rappresentare quello che avrebbe fatto Gesù, ha detto come Giovanni Battista ha immerso nell'acqua del Giordano tutti voi per la conversione e il perdono dei peccati, così il più forte di me immergerà nello Spirito Santo. Alcuni esegeti, a mio avviso un po' ingenui, dicono che Marco non parlerebbe tanto dello Spirito Santo. È vero che non ci sono molte frasi sullo Spirito Santo, ma quelle che ci sono di straordinaria importanza, come questa per esempio, in cui tutto il ministero di Gesù viene descritto come un'immersione nello Spirito Santo.